palle. Devo per forza fare, vero? Sì. Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Sono Alessandri Alex e bentornati nel mio canale. Oggi e non domani o ieri, oggi siamo qui per registrare un nuovo video, nuovo, non vecchio. Schifo, l'ho battuto. Un nuovo video della carriera allenatore con Sunderland. Come se non si fosse capito. Allora, avevo acquistato un nuovo giocatore adesso, non me lo ricordo cosa ho fatto. Cosa ho fatto l'ultima volta, ragazzi? Offerta di contratto accettata, avevo acquistato Padoin. Ecco, che avevo fatto. Una cazzata. 64, 36 anni! O 35 fa lo stesso. Dov'è il Pado? Al Pado dov'è? Pado? Dov'è il Pado? Padoin. Ragazzi, non trovo Padoin. Ho perso Pado. Dov'è Padoin? Qua c'è Padoin. Padoin. No, 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 no. E neanche qua c'è Padoin. Che fine ha fatto Padoin? L'ho svincolato, l'ho messo in prestito. Che cosa? Già negoziato un contratto con questo giocatore. Dov'è? Rifiutato il contratto. No, ma è t'ammazzo. Tu l'hai voluto il contratto. Stando al Championship. Allora ragazzi, siamo in Elf Championship, ve lo ripeto. Cioè siamo saliti in Elf Championship, abbiamo comunque pochi soldi. Ma dimmi una cosa, sto gioco... sto gioco... no, non ho detto niente. Allora voglio comprare questi giocatori nuovi, nuovi. Si è appena unito alla squadra. Dimmi questo, perché mi serve un difensore, lo sai già, lo sai già, lo sai già. No, vado in difesa. No, ma uno nuovo. Ma non centrale, terzino destro. 19 anni mi serve. Ma non uno forte di 22 anni. Beruatto, sta in prestito all'Atalanta. Sta nella Juve, Beruatto. Che ci fa nell'Atalanta, Beruatto? È della Juve. Oppure Beruatto era in prestito alla Juve. Se lo ricordo. Io comunque lo voglio. Pellegrini pure fa schifo, quindi lo voglio. Dai. Allora, quindi c'è Beruatto, 5.000. Ok. Mi piace, mi piace. Mi piace. Gli altri due. Gaiano, che ha detto, si è appena unito alla squadra, ma baffa. Il tuo sondaggio per Pellegrini, non ce li ho sti soldi. Prendo Beruatto, sì. Ok, 5.000, perfetto, chiudiamo così, lo metto al posto di Allmain, l'abbiamo fatto. Non è possibile, è stato troppo semplice, mai fatto una cosa più facile io. Non ho mai fatto una cosa facile. Infatti mi rifiuta l'Atalanta. Accettato. Wow. Quanto vuole? Ok. Ma io te ne do 5 anni e 3 di contratto.
336. 36. No, 5, 336. E con 5 che rimane. E giocatore per il turnover. Anche se infatti giochi per il turnover, però pure da titolare mi sembreresti. Contro il Nottingham Forest, ragazzi, ce la possiamo fare. Che dite, la vado a giocare? Sì, decisamente. Però taglio molto il video e faccio vedere solo le parti più importanti in questo attacco. Dai, ragazzi, mi ha vinto, ce la possiamo fare, noi siamo i campioni! Noi siamo i campioni! No, non mi piace. Cioè, come sono messi bene loro. Ma non voglio giocare con questa. Dai, chi se ne frega. Mettetevi la bianca, man. Non ci capirò niente con le maglie, ma vabbè. Aston Villa. No, non mi interessa nessuna di queste, a parte questa, perché è la mia avversaria. Il Champson Cherlondat è la mia avversaria. Perché dalla, diciamo, serie C, però non so come si... dalla cosa 1 d'Inghilterra, dalla terza liga d'Inghilterra. Siamo saliti io e quella e un'altra che non mi ricordo. E allora voglio sapere tutto delle partite che fa. Mamma, se perde, io ogni volta che perde godo. Perché io ero sua avversaria. La partita d'andata mi sembra l'ho vinta. La partita di ritorno invece l'ho persa. La partita d'andata l'ho persa. La partita di ritorno l'ho vinta. La partita d'andata l'ho persa 2-1. Non so se vi ricordate, ragazzi. Palla alta in mezzo, il portiere in mezza porta vuota e segnano 1-0. Poi il 2-1, poi il 2-0 e io segno il 2-1 poi, quasi alla fine, 85esimo mi sembra. Ho fatto io tutta la cosa, un video, mi sono rotto le palle, ma ho fatto un video sui gol fatti e presi in quella liga. La sfida di oggi è tra, però ancora non erano finite tutte le partite, quindi non erano mamma mia, recupera, bravo, no, si recupera, vai, mamma mia ragazzi, siamo troppo forti. Questo momento non lo taglio, perché se adesso io tiro tipo da centrocampo e segno, mamma mia. Piontek, Piontek entra in area di rigore, Piontek si gira, carica il sinistro, deviato. Ragazzi, non vi ho detto una cosa, mi sono scordato di toglierla. Non c'è il fuorigioco. Dong. Hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla. Mamma mia, troppo preciso sto passaggio, ragazzi. E adesso è contropiede, eh. Sì. Loro contropiede, mannaia. Oh, guardala là, guardala. No, ecco il tiro, una parata. Mamma mia, portiero. Grandissima lettura difensiva. Passaggio che non era certo, dai, questo lo spaccavo le gambe. Mamma mia, ragazzi, l'ho visto dentro. Che brivido! Questa è morte, certo. Morte. Dong ha recuperato il pallone senza difficoltà. Bravo, gira dietro, sponda sull'attaccante subito. Sponda sull'attaccante, è solo Piontek. Piontek deviato. Piontek ancora. Maro, fai schifo. Piontek, fai schifo. Ragazzi, appena l'ho tagliata, il portiere l'ha giocata vicina. È stato per recuperare la palla. Ce l'ho recuperata e l'ho ripersa. Dai, si è bloccato, Ecco bloccato. Che ci viene riproposta la parata di prima. Bel tiro, gran bel tiro, ma il portiere ha risposto da campione. Dai. Lam. Salam. Cash, ragazzi, soldi, money, cash. Lam, lim. Oviedo. Ancora lui, Oviedo. Manovrano elegantemente con quel pericolo, ecco il tiro. Ma è mia portiere, faceva schifo sto tiro di avversario, però sei troppo scarso. Piontek, on main. Barrow. McGiri. Ma McGiri, fai schifo. Per me tutto quello che non va bene va schifo. Tobias Figueiredo. No, c'ho come mi ha lisciata la palla in scivolata. Dong. Bravo. Oviedo. Un po' più veloce. Vai. Sponda. Mannaggia, sonda. Ma se non c'è neanche. L'ha ucciso. L'ha ucciso. Eh no.
Ragazzi, contropiede tempestivo. Gli avversari attaccano e noi recuperiamo con Veltmore. Piontek per Barrow che non ci arriverà mai sul pallone. Però lo può recuperare, fa schifo. L'aveva recuperato praticamente, l'ha riverso in un soffio. È riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. Mamma mia, ragazzi, giocano da schifo. Ha spazio per tirare. Non so se avete presente la Sunday League, il campionato dei dilettanti. Questo è 23.000 volte peggio. Dong. Metti Groks. Vai. Sponda. Dentro. Bravo. Tira. Meglio. No. Ancora da muro. È una saracinesca in difesa, ragazzi. Non ho fatto manco un tiro. Forse. Ma dai, si è appiccicato in tre col pallone. Oviedo. Oviedo. Grande lui, signore. Oviedo. Ai, ragazzi, si ricomincia. La maglia però non si confonde, cioè è molto diverso. Anche perché le strisce rosse fanno sembrare la maglia tutta rossa, la nostra. Piontek! Boom boom boom, signori! Christopher Piontek! Mamma mia! 1-0, meritato, ragazzi, direi meritato. Giusta, raso terra, angolato, niente da fare per il portiere. Cioè, l'avevo meritato il gol, cioè stavo attaccando solo io, praticamente c'ero solo io. Attaccavo solo io. Blackstrom, Osborne. Bravo Cone, ancora lui. Via il contropiede. McGrouch, lunga per Barrow. Che ci arriva? Musa Barrow! Musa! Barrow! Mamma mia, signori! Secondo tempo da sballo! Hanno approfittato della difficoltà che in 5 minuti, 2 gol! La regia ci mostra nuovamente il gol. Ne approfitto con questi due gol per, a parte dire che sono troppo forte io. Ci sono anche su Instagram, ragazzi, su Instagram mostro la faccia, quindi andate subito a vedere Instagram perché si vede la mia faccia, molte volte anche, cioè in tutte le foto si vede la mia faccia, e andatevi a seguire sul gol, traversa, andatevi a seguire su Instagram, dove piglierò tante traverse. No, in verità su Instagram non posto video di videogiochi. Piontek provala, grande intervento, ma mancia se lo prendevo il palo. Sicuro il portiere che risponde a questo tentativo dalla distanza. Body dentro Dong nell'angolino. C'è una doppia sostituzione, il tecnico ha deciso di mandarmi in campo due in una volta sola, evidentemente non era soddisfatto di come stava giocando la squadra. Guarda là, ragazzi, non l'ha messa. Palla che tra l'altro è entrata dopo aver toccato la parte bassa della traversa. Sì, qualche centimetro più in alto e probabilmente. Ma che gol è questo? Stato risputato pazzesco, in pazzesco. Un po' di fortuna ogni tanto non guasta. E vai. Piontek. Uccidilo un altro, Piontek. Bravo Barro, uccidilo un altro. Buona. Dagli avversari. Mannaggia Veltmore, messi malissimo. In fase di marcatura. E 10.000 è scivolata, se ne l'ho vista dentro. Sto cadendo dalla sedia. L'ho vista dentro, ragazzi. C'è il tocco prudente sul portiere.
No, portiere. Col tiro. Buona l'intenzione, ma conclusione In buona intenzione a porta vuota, sbagliato. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. C'è bisogno di energia, di forze fresche. Credo sia il momento giusto questo. Tipo Zlatan contro uno di 1,60 m. Intervento efficace. 1,54 m. Insigne. Potrebbe andare a cross. Si libera dell'avversario. Palla che termina fuori. Rimessa. L'allenatore vuole cambiare qualcosa. 3-0, dominante. Tutto nel secondo tempo. Bravo, McGiri. McGiri, attenzione a lui, McGiri. Ha intercettato bene il passaggio, non ci voleva molto. Bomber, bitch, no. L'ho ucciso da dietro. No, mi meritavo il giallo, arbitro. No, comunque mi meritavo il giallo, eh. No, cioè mi meritavo il rosso, stavo sbagliato. Qua era rosso, arbitro. No, l'arbitro non poteva fare meno di sanzionare questo intervento duro ed evidente. Portiere! Buona la parata impresa da parte del portiere. Vai, portiere! Mo segni pure tu. Ora là, se ne skillate i due insieme. Presente double kill, double skill. Che errore da parte del portiere! Ma no, c'è Santa, fai schifo. Bravo! No, portiere, no. Mi metto sulla linea di porta. Passaggio che non era certo tra i più precisi. Questo ha agevolato il suo intervento. Non riesce a servire il compagno. Average body. How got a bitch naff. On main. Dai, on main. Escine vittorioso. Cone. Per Piontek. Che si gira, ha paura, allora tenta. Calcio manco. Posizione il pallone. Voglio un sinistro qua. No. Allora. Calcio d'angolo da destra, voglio un sinistro. L'unico sinistro è Oviedo. Oviedo un body. Oviedo. Mamma mia, c'ero quasi a segnare. Ci manca solo se segna lui. No, arbitro, ci voglio provare. Arbitro, fischio. Vedi che mi ascolta l'arbitro, è buono, mi ascolta. È una vittoria dunque per loro, nonostante. Ma io me ne vado, ragazzi. No, dopo una vittoria 3-0, io me ne posso anche andare. Cioè, che ci sto a fare qua? Raga, io il video lo concludo qui perché. Che vado avanti a fare? Dopo una vittoria 3-0, io me ne vado. Rifiutato. Ma che? Ma tu sei scemo. Allora vai, questo. Ok. Però sempre 3-6 li pigli. Ok, vai, tieni questo. Vediamo se questo contratto ti piace. O se non ti piace questo contratto, niente. Cioè, per come sei, già fai schifo di tuo. Oh, accettato, vedilo stronzo, vedilo. Ragazzi, beruato. Devi andare quanto è forte, perché se 70 gioca tra i titolari al posto di on main. Quanto è forte beruato? Se 60 ovviamente gioca in riserva. 69! Ma mettiamolo subito dei titolari, direi, ragazzi. No, queste sono comunque le riserve. Non lo gioca tra le riserve allora, eh? Cioè, così.
Questo giocatore CC, questo CDC anche il long. Ed at SA ed. Perché Grecia non mi convince, no. Mi piace il long, però rimane qua. Anche Asa Oviedo, Ti vedo bene, Oviedo, ti vedo bene, dai. Trova l'accordo sul prezzo del cartellino di Beruato. Il Sampton compra Beruato. Ultimo acquisto, Beruato Sanabria. Non ci credo per quanti soldi. Appena finisce il calciomercato. Allora ragazzi, ho ancora 5 ore. Io adesso mi fermo. Il prossimo video lo faccio domani o dopodomani. Io aspetto un giorno, se non arriva niente, aspetto forse ancora un altro giorno, 2 giorni. Se in 2 giorni non arriva nessun commento su che giocatore comprare con 6 milioni, cioè 6 milioni, sì, con 6 milioni e 58 mila, 6 milioni e 62 mila, mila di contratto, se me lo consigliate bene, altrimenti niente più compro. Questo è il mercato. Io ragazzi il video lo chiudo qui, così vedo il tempo di aspettarlo e noi ci vediamo a un prossimo video. Ovviamente ragazzi ricordatevi che se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche dei miei video e noi ragazzi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi.